sapore, tasting experience in Fiera Rimini è più di una fiera, è l'appuntamento dedicato a chi vuole conoscere il futuro della ristorazione extradomestica. Oltre 77.000 operatori, infatti, hanno visitato l'area espositiva che copre 8 padiglioni del quartiere fieristico. Quello di Rimini si conferma l'appuntamento principe in Italia per aggiornarsi su gusti e tendenze di un mondo la cui domanda è in continuo mutamento, con un'affluenza estera in crescita del 7%. Di Rimini ormai è diventata un must perché in Italia non abbiamo altre manifestazioni di questa portata, con questa tale presenza, perché immaginiamo che 50-60 mila persone ogni anno vengono a Rimini, si avvicinano, spendono il loro tempo, sono curiose e soprattutto in questi momenti ognuno di noi è sempre attento e proteso a cercare un nuovo motivo per rilanciarsi. E la Fiera di Rimini è un appuntamento che ormai è una garanzia. Quanto trovano, quanto valutano 2 giorni, 3 giorni che rimane, la gente poi torna, porta con sé queste nuove opportunità, le reputa tali, le valuta e poi le fa sue e così le lancia, così anche le nostre birre. Più che una vetrina, Sapore è una vera tasting experience, grazie ai tanti nuovi prodotti, ma soprattutto agli innumerevoli appuntamenti per innovare e conoscere, con degustazioni guidate di birre artigianali italiane o estere, show cooking e presentazione di casi di successo nel mondo della ristorazione. Particolarmente apprezzata la sezione birra di Sapore 2012 a cura dell'azienda padovana Interbrau. La birra nel 2011 ha segnato circa 7 milioni di consumatori che si sono accostati per la prima volta in maniera stabile a questa bevanda, portando a circa 36 milioni il numero dei suoi appassionati. E come tutti i mercati che stanno diventando maturi, anche la birra sta conoscendo questa nuova generazione, questa ventata di novità che è fatta dai gusti, dai sapori, dalle differenze, dai diversi metodi di produzione, non solo da diverse provenienze come un tempo. Oggi si bada molto più al contenuto anziché al contenitore, si bada molto di più alla qualità rispetto a certi prezzi. Oggi si pensa sempre a come potrebbe essere, a come rompere una nuova barriera, a come andare avanti a scoprire. La gente sta diventando cioè molto curiosa e la birra soddisfa questi desideri da tante risposte, ma soprattutto da tanta gioia. La birra risulta essere la bevanda alcolica preferita dagli italiani maggiorenni fino ai 44 anni e il consumo rimane nel nostro paese moderato e prevalentemente circoscritto ai pasti. Il 35% dei consumatori beve birra una sola volta a settimana. Nei fine settimana, tra ristoranti e pizzerie, è la bevanda scelta dal 42,6% degli avventori contro il 41,9% di chi preferisce il vino. Vino che nei giorni feriali si riprende la rivincita con il 21,8% contro il 19,6%. Nel 2011 è cresciuta anche la quota di microbirrifici, che ha raggiunto il 2% del mercato. Si tratta di una realtà di circa 350 piccole imprese artigiane che offrono un prodotto di qualità e molto differenziato a seconda dei gusti della clientela. Il birrificio Lolmaia nasce nel 2005, il nome del birrificio deriva proprio dalla location di nascita, perché è un casale del 1930 in mezzo al Parco della Val d'Orcia che appunto era denominato Lolmaia. Poi da lì la nostra sede storica, il birrificio si è trasferito 3 anni fa in un posto un po' più comodo, che è nel comune di Montepulciano, quindi siamo sempre in una terra molto famosa, vicino appunto alla Val d'Orcia. La mia filosofia, la nostra filosofia è di fare una birra come piace a noi. Non sono mai andato dietro a cercare un certo tipo di birra che va di moda o piuttosto che un tipo di birra particolare con ingredienti inusuali. Ecco. Nelle birre si deve sentire la mano del birraio. Di sicuro le birre dell'Olmaia hanno una loro riconoscibilità, un loro carattere. Tutto quanto sempre basato sulla semplicità, però appunto con una caratterizzazione, tutto sempre basato molto sul luppolo, perché io amo molto le birre ben luppolate. C'è un'ispirazione verso le birre nord europee, di sicuro. Ci divertiamo, mi diverto.
Birra del Borgo nasce circa 7 anni fa a Borgorose, in provincia di Rieti, ed è un paesino che è esattamente al crocevia tra Lazio ed Abruzzo, dove esattamente sotto le montagne. E nasce con la precisa idea di, da subito abbiamo cercato di fare delle birre di carattere, delle birre che avessero degli ingredienti particolari, degli ingredienti inusuali, anche delle tecniche di produzione abbastanza stravaganti, però sempre con l'obiettivo di andare a ricercare un equilibrio e una piacevolezza in quella che è la bevuta. Esattamente quest'anno adesso abbiamo fatto una birra molto estrosa, che è la Perle Porci, dove abbiamo utilizzato delle ostriche e delle telline su una base di una stout, proprio per andare a ricercare un antico stile birrario, che è quello delle oyster stout, ma allo stesso tempo l'utilizzo delle telline e delle ostriche è utilizzato proprio per dare una certa morbidezza, una certa cremosità alla birra, quindi dando delle caratteristiche assolutamente uniche. E il nostro principio è un po' quello, cioè utilizzare ingredienti strani, ingredienti diversi, proprio per andare ad arrivare verso frontiere di profumi di gusti che siano sempre nuovi, ma allo stesso tempo che abbiano un grande equilibrio e una grande piacevolezza. Per le porci, eccola qui, una stout, come si vede dal colore, assolutamente nera, impenetrabile, e dove fondamentalmente la spigliamo anche direttamente dal cask, quindi proprio per cercare quella che è la casatura tradizionalmente anglosassone, ed ovviamente gioca moltissimo su quelle che sono proprio le caratteristiche della stout, quindi una grande tostatura, una grande ricchezza di profumi che vanno dal caffè alla liquirizia, al rabarbaro, e poi dopodiché questa leggera sapidità, una leggera nota minerale lasciata proprio dalle ostriche, e infine questa setosità proprio ovviamente anche qui lasciata dalle ostriche e dalle terrine. Uno degli entusiasmi e anche delle energie che ti danno la forza, tra virgolette, di andare a fare dei prodotti sempre così estremi, così difficili, è proprio l'entusiasmo degli appassionati, nel senso che comunque apprezzano questo nostro modo di fare la birra, sono incuriositi anche da tutto quello che è l'aspetto del mondo che cerchiamo di riportare all'interno delle nostre birre, e questo, diciamo, per noi è proprio un motivo di un grandissimo orgoglio e di grande entusiasmo. I consumatori sporadici sono aumentati del 40%, mentre gli abituali del 20%. Una quota sempre più alta è rappresentata dalle donne. Sono ormai 16 milioni, pari al 62,7% delle italiane maggiorenni. La scelgono soprattutto per il gusto, perché è poco alcolica, conveniente e di tendenza. La birra è democratica, la birra è per tutti. Ci siamo sforzati di trasmettere una cosa che non potevamo ancora far vedere. Hanno capito che sotto sotto c'era qualcosa di potente e che è la passione, che tutti devono avere l'opportunità di provare, perché tutti hanno l'opportunità di comprare. La birra, dicevo prima, è una soddisfazione, è una forma di massima democrazia, nel senso del consumo, nel senso della gioia, perché con pochi euro una fantastica birra la può comprare il ricco e il povero, e così può avere con pochi soldi, ma con il giusto prezzo, una grande gioia. Non solo birra, grazie ad Interbrau, l'azienda leader nella distribuzione di birre speciali in Italia, che ha organizzato una serie di convegni di approfondimento dal titolo Birra Moramento, per analizzare, conoscere e condividere il fenomeno delle birre artigianali in Italia e all'estero. Non solo, ma anche l'importanza del marketing e dei blogger nell'individuare nuove tendenze e mercati, la distribuzione e l'e-commerce in questa realtà, nonché esperienze dirette con produttori artigiani, ormai personaggi conosciuti a livello internazionale. Amarcord nasce come birra fellignana, immaginifica, questo era il termine usato da Federico Fellini quando sognava i suoi personaggi, li dipingeva e poi li sapeva ritrovare sul set, no? E dava ad ognuno di loro una caricatura che era comunque alla fine rappresentava la realtà di quel momento storico dell'Italia. Noi, attraverso la nostra passione e attraverso i bei ricordi di Fellini, che è il maestro della nostra città di Rimini, vogliamo portare nel mondo la nostra eccellenza e la nostra passione verso il prodotto birra, per far sì che rimanga sempre un segno di quello che è un'epoca importante italiana, e soprattutto di quella filosofia italiana che sta conquistando tutto il mondo.
Sapore Tasting Experience con questa edizione conferma la sua capacità di essere piazza di incontri d'affari per le aziende, il trade e tutte le forme di ristorazione fuori casa.